Voilà, ciao ragazzi! Ovviamente stavo scherzando, per produrre il vino ci vuole molto più tempo. E allora, innanzitutto vi devo dire i quintali che avevamo portato in cantina nel video della settimana scorsa. Sono stati 90 quintali e 20 kg. Allora, sono andato all'interno dei commenti a vedere colui che si è avvicinato di più e è stato più veloce, è stato Bertaz! Congratulazioni! Complimenti anche a tutti coloro che ci sono andati vicini. Allora, innanzitutto vi aggiorno sulla situazione vendemmia. A noi mancano solamente 2 giornate, ovviamente sperando nel bel tempo. All'interno di questo video vi faccio vedere come noi produciamo il vino all'interno della nostra piccola cantina. Fatemi sapere se vi piace lasciando un like e adesso non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Voilà, ciao ragazzi, adesso sono circa le 9:30, oggi sono riuscito a staccarmi prima dalle colazioni dell'agriturismo, adesso stiamo andando nel campo a vendemmiare. Oggi vi farò vedere come produciamo il vino all'interno della nostra piccola cantina. In pratica dovete sapere che noi utilizziamo solamente il 30% della produzione dei nostri vigneti per fare il vino all'interno della nostra cantina. Ecco, il 70% invece lo vendiamo a un'altra cantina più grande, come potete vedere nel video che ho caricato poco fa. Adesso siamo in questo campo qui, che sono appunto delle pergole, dove c'è l'uva migliore che utilizziamo per fare il vino. Giulio! In pratica raccogliamo solamente l'uva più bella e per fare appunto il vino per noi. Allora, adesso andiamo a vendemmiare. Via! Giù! Allora ragazzi, cambiamo vigneto per trovare l'uva appunto migliore da raccogliere per fare il vino. E quindi adesso gli imbuti non ci servono più perché andiamo nei filari. Vedete ragazzi, allora, in pratica, questo macchinario qua si chiama diraspatrice. In pratica noi mettiamo dentro i grappoli d'uva, questa è una coplea che fa entrare i grappoli all'interno della diraspatrice e dentro ci sono delle spatole che dividono i grappoli, questi qui,
dai chicchi d'uva. Successivamente passano attraverso questo tubo qua e vanno dentro la botte là sopra. Vedete? Cosa la luce? Vedete, vanno dentro la botte là sopra. Questa è da 5000 litri. Allora, per fare il vino chiaretto, lasciamo il mosto insieme alle bucce per una notte. Successivamente, dato che all'interno delle botti le bucce vanno tutte sulla parte superiore, galleggiano in pratica sopra il mosto, prendiamo il mosto nella parte inferiore della botte, spostiamo il mosto da una botte all'altra. Così facendo, appunto, otteniamo il vino chiaretto. Mentre per fare il vino rosso, lasciamo il mosto insieme alle bucce per due notti. E successivamente, come abbiamo fatto col chiaretto, li dividiamo. E l'ultima parte, ovviamente, dato che ci sono tutte le bucce imbevute di mosto, le dividiamo attraverso la pressa, che è questa qua. Vediamo questa qui. E in pratica tutte le bucce che sono rimaste vanno messe qui dentro. C'è una camera d'aria che le comprime e fa uscire tutto il mosto, mentre le bucce restano all'interno. Comunque forse farò un video più avanti anche della pressa, così potete vederla meglio. Allora, più o meno vi ho spiegato tutte le prime lavorazioni che facciamo per produrre il vino. Successivamente c'è da lavare tutto qui. Guardate cosa resta qua dentro da pulire. Tutto da pulire questa. Adesso mi devo un po' armare di pazienza e pulire tutto. Quindi dai, gli do una risciacquata. Bene ragazzi, allora adesso ci resta solo da svuotare il muletto. E per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.